Ecco, chi già conosce Biella Cresce sa che cerchiamo sempre di collegare la scienza all'esperienza diretta, perché poi dopo sono i bimbi che ci pongono le domande e quindi anche se abbiamo dei modelli, dei metodi in testa, poi bisogna affrontare la quotidianità. Ed è proprio con questo spirito che abbiamo deciso di organizzare questo convegno, che è proprio l'incontro tra la massima scienza, i massimi esperti internazionali anche di educazione in natura, educazione all'aperto, di confronto costante con sia i materiali che gli ambienti naturali e chi la fa continuamente, praticamente, in modo tale da avere proprio un dialogo continuo e anche da poter rispondere alle domande che possono venire a tutti voi e tutti noi, genitori, educatori, insegnanti, quando ci si confronta poi davvero con quel piccolo gruppo di bimbi o con quella classe intera o con quel bimbo singolo che sta sperimentando nel bosco oppure anche in un giardino, perché poi loro vogliono sperimentare e la cosa che prima viene messa in crisi sono le nostre sicurezze, mica le loro, loro non vedono l'ora di sperimentare. Però è proprio per questo che abbiamo pensato a questo format dove ci sarà un relatore ogni mezz'ora, il relatore farà un 20 minuti di intervento e poi ampio spazio alle vostre domande tramite i commenti, in modo tale da poter proprio rispondere direttamente ai vostri dubbi, esigenze, domande, curiosità, proprio per poter mettere in pratica. È il momento giusto per aprirci a questo nuovo modo di fare didattica, che no, nuovo non è, tra l'altro, è nuovo magari per noi, ed è questo il bello, perché c'è tanto su cui costruire. Proprio perché è stato già applicato, studiato, vidimato scientificamente, insomma, ci sono tantissime casistiche, come sentirete poi nel convegno. Sì, quando nel 2017 abbiamo avuto l'opportunità, la fortuna di andare in Finlandia per una vacanza studio, siamo stati una settimana intera a contatto con le realtà educative, a partire dal nido fino alla scuola secondaria, addirittura abbiamo anche fatto lezione in classe con loro e abbiamo incontrato diversi esperti, insegnanti, e abbiamo visto come in Finlandia vivono gli spazi pubblici, quindi non è che tutti hanno un bosco, ma vivono i giardini della città, i bambini avevano le pettorine e andavano costantemente nei parchi, nei giardini, anche negli spiazzi, nelle piazze con l'asfalto, quindi anche questo è un po' un mito da sfatare, non è che l'educazione outdoor la può fare solo chi vive a contatto con una foresta, con un bosco, ma in questo convegno lo vedrete, ci saranno tantissime indicazioni, tantissimi suggerimenti per come trasformare la didattica outdoor anche nelle città, anche nei paesi che, o nelle scuole che non hanno di fianco un giardino. L'esperienza in Finlandia ci ha proprio completamente cambiato, trasformato, perché abbiamo visto con i nostri occhi la potenza del loro sistema, del tipo di educazione che loro hanno scelto, e per questo ci saranno anche due esperti finlandesi in questo convegno, due persone che a noi hanno cambiato proprio il modo di vedere l'educazione e di cui spesso vi parliamo nelle nostre formazioni. Tant'è che noi per nostra figlia abbiamo scelto proprio l'educazione in natura e devo dire che siamo veramente contenti, veramente soddisfatti perché ne vediamo anche i risultati e ci auspichiamo che possa essere qualcosa appannaggio di tutte le scuole, di tutti i bambini e di tutti gli insegnanti. Ecco, l'educazione in natura non come una scelta particolare di nicchia, di una famiglia particolarmente preparata con un gruppo di insegnanti votato allo stare nel bosco o in natura, ma in realtà in tutte le sue declinazioni, può essere il modo normale di educare un bambino. In tutte le sue declinazioni, perché sia la scienza che l'applicazione pratica hanno sviluppato una serie di programmi, di metodologie anche, di approcci adatto ad ogni realtà. Quindi, come diceva Valeria, non dobbiamo immaginarci solo i bambini dispersi in un bosco ad esplorare, che è una cosa bella da fare, ma anche proprio il vivere gli spazi ampi, aperti della natura, certe volte anche semplicemente della città, ma in autonomia, in esplorazione, con un apprendimento molto più autodiretto, e questo veramente crea un cambiamento completo di paradigma sia nell'insegnante, nella famiglia che spesso viene coinvolta a partecipare e nei bambini e quindi si cresce insieme. Ecco, questa è un po' l'idea di fondo sottostante tutto il convegno, crescere insieme.
E questo sarebbe bello che fosse proprio l'esperienza che faremo insieme durante il convegno. Quindi fruitelo come volete, vedrete che sono addirittura dalle 10 alle 18, quindi 8 ore consecutive. Non dovete rimanere attaccati al monitor 8 ore consecutive, altrimenti non sarebbe più un'esperienza piacevole. Ok? Però fruite anche a spizzichi e bocconi quello che più vi interessa, vi daremo proprio un menu nel quale scegliere, quindi avrete i relatori che più vi stimolano in questo momento. Dopo ci sarà la possibilità di rivederlo, di riascoltarlo, di fare domande, insomma, è proprio come l'inizio di una storia insieme, l'inizio di un percorso per fare in modo che educare nel rispetto, anzi in piena integrazione, essendo immersi nell'ambiente naturale, diventi la cosa più naturale possibile. Mano a mano questi relatori, queste persone straordinarie ci dicevano di sì, avevo sempre più le lacrime agli occhi, veramente mi sono emozionata nel vedere questo insieme, questo gruppo fantastico di persone che seguo da anni, di cui leggo i libri, di cui leggo gli interventi nelle riviste, scienziati che ammiro moltissimo e persone che nella quotidianità si sono messe in gioco. Quindi leggete bene chi sono, leggete i loro curriculum, leggete le loro esperienze, leggete il titolo dei loro interventi. E come diceva Rodolfo, potrete guardarvelo tutto il convegno, potrete guardare solo quello che vi interessa, tutto questo gratis. Poi, se vorrete avere le registrazioni, basterà semplicemente diventare soci di Bialla Cresce. Molti di voi già sono soci di Bialla Cresce, quindi avranno la possibilità di rivedere le registrazioni gratuitamente e quindi mano a mano digerire tutto quello che ci sarà, perché sarà veramente un'esperienza trasformativa per noi. È un sogno che si realizza, siamo davvero felici di poter offrire questo come Bialla Cresce. Perché la scuola deve essere apertura e quindi questo momento di chiusura lungo a cui tutti noi siamo stati costretti, sento e forse è bello che ci abbia messo voglia di uscire e voglia di uscire in tutte le questioni della nostra vita. Quindi anche ambienti che spesso pensiamo come chiusi, magari perché anche proteggono, come la scuola. Ci può venire voglia, anzi sento, abbiamo raccolto tante iniziative che hanno voglia di fare qualcosa in più all'aperto, nonché anche le indicazioni ministeriali, tra l'altro, che consigliano adesso, proprio per ripartire, di fare scuola all'aperto. Ma è magnifico perché in realtà la scienza, ma anche l'esperienza, sono decenni che sperimentano in laboratorio, in situazioni particolari, l'esperienza della scuola all'aperto. Ma la scuola è giusto che sia apertura, secondo me, cioè dobbiamo insegnare ai bimbi a vivere nel mondo e quindi quale migliore occasione, se non proprio nell'età in cui si impara, di imparare a vivere dentro il mondo. E il primo mondo a scoprire è quello naturale. Tra l'altro abbiamo scoperto che è utilissimo per lo sviluppo del bambino il mondo naturale. Tra l'altro, la scienza, le ricerche e chi lo mette in pratica da tempo, quindi gli educatori, gli insegnanti che già si sono messi in gioco, riscontrano effettivamente un sacco di valori positivi in tutto questo, da un punto di vista fisico, cognitivo, emotivo, sociale. Per cui probabilmente questa è proprio l'occasione giusta per buttarci un po', per magari anche un pochino forzarci a fare qualcosa o provare a sperimentare un tipo di scuola che non avremmo avuto il coraggio di sperimentare.